amici, oggi è il 22, siamo a Vigevano e stiamo andando verso Vercelli. Il nostro Aldo ieri ha corso e camminato sotto la pioggia, anche perché come vedete ha una piccola fasciatura, ha avuto un piccolo problemino, ma non si arrende, il nostro guerriero è sempre sulla strada. Aldo, come va? Va, speriamo che oggi sia meglio di ieri, come tempo e come giornata. Sono un po' giù di morale, però devo darci un po' di carica, perché i guerrieri non si fermano mai. Quindi ci vedremo più tardi durante ovviamente il nostro viaggio. A dopo! Ciao! Vivi, corri e vai per gli ideali che hai. Paura non avrai del domani. Abbiamo ritrovato, ha già fatto quasi 10 km, siamo ancora in mezzo alle risaie come ieri. È una cosa bellissima. Aldo, come sta andando oggi la gamba? Che stamattina ti abbiamo visto un po' così all'uscita di oggi, con molto riposo e va abbastanza bene e niente, ci vorrà ancora qualche mezza giornata, perciò che ricerco di recuperare e poi si andrà un po' meglio. Il nostro Aldo, nonostante tutto, sta camminando e correndo, siamo sicuri che massimo 2 giorni sarà di nuovo non un guerriero, di più. A dopo! Freddo e sterile, questo tempo che va. La gente non c'è più, solitarietà. Senti crescere questa voglia che c'è di giustizia e libertà. È il coraggio di volare, insieme siamo liberi e forti per la vita. Saremo sogno che uniti nella sfida che c'è. Siamo arrivati anche finalmente a Vercelli. Oggi abbiamo superato anche il muro dei 1000, siamo a 1009 km esatti. Siamo nella sala consiliare del comune di Vercelli, sala giunta, e tra breve saluteremo tutti i membri di questo congresso, di questo consiglio, e poi andremo finalmente un pochino a riposare, anche perché il nostro Aldo oggi ha fatto un po' la passione di Cristo. A dopo! Buongiorno! Buongiorno! Piacere, quindi, di buongiorno. Piacere. Che ora è partito da Verona? 7. Primo maggio. Ah. 7. Ah. No. Che ora? Che ora? Non so neanche cosa. No, no. Da Vercelli. Io ero in camper con lei. Quindi fate Verona, Roma e tutto il centro. Ma Verona, Roma, tutte isole comprese. Allora, benvenuto particolare, ci permettiamo di darle un ricordo di Vercelli. Uno è Silvio Piola, il nostro grande campione, e uno, quando si cammina tanto, si vede anche la corda. Sì, quindi così l'ho mandato di così. Proprio maratonetta. Sì, ultra. Quest'uomo è l'unico ad aver percorso da Lisbona a Mosca, poi arrivato a Mosca, è dovuto andare a Mosca. Perché anche Mosca è stata gara? Mi spiace che non c'è qui un nostro collega da giunta. Maratoneta, il nostro assessore al bilancio è un maratoneta. Infatti in questo momento è a Tenerife che fa una maratona. Nonostante la fosse assessore al bilancio. Secondo me cominciano, finiscono presto, è finita, dopo vanno a riposare, io devo andare avanti. Già domani ho un altro sito. Anch'io facevo la 42 km quando avevo l'età, ne ho fatte parecchie. Ma come? Tu sai che cosa? Gioca a pallone ancora adesso? L'unico al mondo. Titanio puro, insomma. E c'era. Non lo sapevo che facesse. È una sfida con se stessi. La testa, il dosaggio delle forze, la capacità di conservarsi. Beh, ma quello è bello anche di portare qualche
messaggio sociale, hanno anche una, un buon messaggio sociale da portare. Sicuramente, perché tanti di loro si chiedono che vado o non vado ad operarmi, come tutti mi chiedono come fa, oddio, tutti non possono essere magari così, però, o non so, forse un po' di tarsaldagine, oppure volontà, oppure boh, non lo so, il fisico, una cosa o l'altra, ci sono riusciti. I dottori mi hanno detto che non ancora no. Camminerò bene, sì, ma non. Prendi le cartoline, dai. Ci sono sempre. Infatti, vedete, si diceva che poteva correre, faceva la prima parte. Era la luna. Ecco, esatto. In questo caso. Complimenti veramente. Penso. Aspettiamo al ritorno. Penso che sì. Bicicletta, ritorno di bicicletta. C'è un invito particolare che noi facciamo a tutti i sindaci. Sì. Siccome il nostro intento è quello ovviamente di combattere tutto quello che sta succedendo oggi, sì, e lui dà una speranza, perché se ce la fa lui nella sua condizione, figuriamoci noi che siamo sani cosa possiamo fare. Il 9 settembre noi invitiamo tutti i sindaci che vogliono e le associazioni del comune a fare gli ultimi 30 km camminando, non correndo, verso Città del Vaticano. 9 settembre. 9 settembre. Quindi diamo tanto, tanto tempo per poterci arrivare. Comunque l'invito è aperto per chiunque voglia venire, ovviamente una camminata, non si corre. I volantini informativi dell'info associazione che va fatto. Abbiamo scoperto che molti imprenditori vengono segnalati in quella reale di usura dalle donne. Perché vanno indietro fino a 10 anni, quindi. Grazie della visita, complimenti davvero, complimenti, buongiorno, grazie e buon lavoro. Bene, anche il vostro è un compito. Anche sì, ma ricordamente, però lo facciamo. Signore, buongiorno.